La nostra visita a Ca' del Bosco inizia da questo bellissimo salone, un salone accogliente dove andiamo a incontrare Stefano Capelli, che è l'enologo dell'azienda. Oltre 30 anni di presenza qui in azienda, cresciuto proprio a fianco del titolare. Sì, diciamo che io vengo proprio da giovane a conoscere Maurizio Zanella e da lì mi appassiono di Ca' del Bosco, porto avanti i miei studi e poi arrivo nell'86 a iniziare la prima raccolta in Ca' del Bosco. Ecco, presentiamo adesso questa meravigliosa azienda, perché è una storia che parte da lontano e ha le sue origini a metà degli anni 60, quando Anna Maria Clementi Zanella dal Trentino si sposta qui in Franciacorta, scopre questa casa che si chiamava Ca' del Bosco e qui mette le sue radici. Ha deciso di trasferirsi qui e di far nascere l'azienda. Vogliamo introdurre un po' l'azienda, farla capire, farla conoscere a chi ci segue? Sì, Anna Maria Clementi, mamma dell'attuale presidente Maurizio Zanella, ha voluto ad ogni costo creare la sua abitazione in questa zona. Lavorò da Trentini, che era il papà Albano, e la signora Anna Maria, che era invece della Valtellina di Bormio. Vivevano a Milano ma avevano voglia di stare in campagna, per cui lei si appassiona di questi suoli, di questi luoghi e decide di comprare una cascina qua, e da lì nasce un po' tutta la storia di Ca' del Bosco. A quell'epoca Anna Maria e Albano con Maurizio erano stati un po' i pionieri su questo suolo, no? Come si dice, facevano i primi passi in Franciacorta, questi passi che oggi sono diventati poi piano piano un sentiero e oggi sono una grande strada che percorrono in tanti e che ci dà la possibilità appunto di aver creato veramente qualcosa di fantastico in un suolo come questo, cioè far crescere una denominazione, un territorio vocato alla produzione dei nostri Franciacorta. Ecco, di fatto Ca' del Bosco è stata la prima azienda a far conoscere il Franciacorta. Diciamo che è nata Ca' del Bosco alla fine degli anni 60 e anche Berlucchi in realtà in quegli anni iniziava a produrre con Ziliani i primi Franciacorta, cioè i primi spumanti classici fatti. Ca' del Bosco è partita da subito con la voglia di fare l'eccellenza in Franciacorta, per cui la volontà di essere un piccolo produttore vocato alla viticoltura. Ca' del Bosco nasce con l'intento di esplorare dei suoli, i migliori suoli, per cui essendo pionieri oggi ci possiamo permettere di avere più di 200 ettari in zone molto vocate, con varietà piantate, Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Nero, che hanno anche, dicevo, più di 30 anni, per cui oggi Ca' del Bosco... La forza di Ca' del Bosco è di essere un viticoltore da tempo, avere per cui viti che hanno già una certa età e per cui possiamo raccogliere uva di grande qualità. Per fare ecco, da quando Anna Maria Zanella ha preso in gestione il primo vitigno che ha cominciato a coltivare l'uva e a produrre il Franciacorta, sono passati un po' di anni e adesso Ca' del Bosco è diventato non solo un nome, ma ha fatto innovazione attraverso anche la tecnologia. Beh, sin da subito l'idea di Maurizio Zanella è stata quella di fare comunque l'eccellenza in Franciacorta, per cui fare eccellenza significa prendere qualcosa dalla tradizione, e in Franciacorta la tradizione dal punto di vista spumantistico non c'era. Ha voluto ad ogni costo puntare su un uomo che è André Dubois, che veniva dalla Champagne e che ci ha portato un savoir-faire, cioè la mancanza di storia, di tradizione presa da chi da 30 anni già lavorava in quei luoghi, che da 300 anni facevano quel vino, per cui l'idea imprenditoriale di Maurizio Zanella e della famiglia Zanella sta quella appunto di trovare nell'uomo francese della Champagne qualcuno che potesse trasferire a noi come produrre il meglio in questo suolo. Da lì e poi ci siamo sempre comunque rincorsi a ricercare quel qualcosa in più, cioè i principi su cui si basa la vinificazione di Ca' del Bosco sono coltivare al meglio quella vigna, condurre quella liana che spinge a far sì che faccia pochi grappoli alimentati bene, per cui di qualità, e in vinificazione estrarre sempre il meglio da quel grappolo. Tutto questo ci ha portato a sviluppare della tecnologia, a sviluppare un nostro metodo di lavoro, cioè l'uomo che dalla natura prende quel frutto e si ingegna con la propria cultura, con la propria conoscenza a estrarre da quel frutto il meglio, per farlo poi portarlo nel bicchiere e farlo sentire al suo consumatore. C'è un'azienda quindi che ha saputo esprimere al meglio la valorizzazione di questi terreni? Assolutamente sì, da pionieri abbiamo piantato diverse varietà, abbiamo capito insieme ad altri che puntando sullo Chardonnay, il Pinot Bianco e il Pinot Nero, varietà che su suoli morenici come la Franciacorta, su queste colline, questi archi morenici straordinari, con questo microclima, ci permettono di essere riconoscibili, cioè avere varietà, queste varietà che esprimono un profilo aromatico straordinariamente marcante e impressionante in termini di tipicità e, come dicevo, riconoscibilità. Cioè oggi tu assaggi un bicchiere di Ca' del Bosco di Franciacorta e ritrovi un suolo, un luogo è riconducibile a quelle varietà. A tutela del Franciacorta c'è un consorzio, il consorzio del Franciacorta, che è quello che alla fine garantisce l'origine del prodotto, al quale voi siete ovviamente associati. Sì, ogni distretto, ogni denominazione ha bisogno che ci sia un ente che coordina tutti. Dal 90 gli imprenditori della Franciacorta, di cui anche la famiglia Zanella, così come Moretti e quant'altri, hanno deciso di associarsi perché bisognava usare un modo comune di comunicare il nostro modo di fare vino. E per cui, dicevo, 90 nasce questa associazione di 25 produttori che vogliono riscrivere le regole della produzione della Franciacorta, e nasce così un disciplinare che diventa nel 95 la massima riconoscimento su questo suolo per queste regole, cioè nasce la DOCG. Con la DOCG noi finalmente possiamo ricondurre a un vino un suolo e ci viene dato questa possibilità di essere unici nella produzione in questo suolo di quel vino. Stefano, mi si dice che questo disciplinare è anche piuttosto rigido. Il disciplinare è un po', come posso definire, il regolamento che ci permette noi tutti di usare un modo comune di lavorare. Il disciplinare è una legge dello Stato che impone delle regole, e noi sin da subito abbiamo voluto che queste regole fossero ben definite e molto più restrittive di altri disciplinari di produzione, di altri modi di fare vino in classico. Un esempio su tutti: noi raccogliamo tutte le uve a mano, noi vogliamo la pressatura intera dei grappoli, noi abbiamo imposto in termini viticoli dei sistemi di allevamento di tipo ascendente, per cui Guyot e cordone speronato, e non sistemi a silvò come vi erano in Franciacorta, arrivando poi alle regole di estrazione, di vinificazione. Pressatura intera dei grappoli vuol dire frazionamento dei mosti. Questo è tutto obbligatorio per i produttori della Franciacorta, così come poi per arrivare nel tempo a imporre un minimo di affinamento sui lieviti che sono i più restrittivi nostri, sono minimo 18 mesi e che vanno 24 mesi per un satene, per un rosé. Cioè noi ricerchiamo che quel frutto, l'armonia fra il frutto, l'aroma del frutto e l'aroma della terziarizzazione del vino, che avviene con la presa di spuma e con il tempo che passa. Le chiedo un'ultima cosa prima di cominciare la nostra visita in cantina, una banalità, ma me lo deve consentire perché anche molta gente che ci segue magari se lo domanda: è meglio un Franciacorta o è meglio uno champagne? La differenza qual è? Decisamente meglio un Franciacorta, no? Nel senso che diciamo che lo champagne può essere una valida alternativa, no? Ci possiamo vantare di fare queste battute, ma nel senso che noi siamo diversi dalla Champagne e dagli champagne, perché siamo a una latitudine decisamente più bassa rispetto alla Champagne, abbiamo una varietà diversa da loro. Loro hanno il Pinot Meunier, noi abbiamo il Pinot Bianco. Considerando che in termini di latitudine siamo diversi, considerando che le varietà sono pure diverse, dove abbiamo 2/3 di bacca rossa negli champagne classici e noi invece abbiamo soprattutto Chardonnay. La Franciacorta, la vocazione della Franciacorta è per il vitigno Chardonnay. La Champagne sono Pinot Nero e Pinot Meunier soprattutto. Qualche anno fa però si è costretti a cambiare il metodo di lavorazione, il nome del metodo di lavorazione, da champenois a metodo classico. Sì. Sì, questo è stato uno stimolo per noi che ci ha portato appunto alla fine degli anni 90 e nel 95, quando è nata la DOCG, a trovare un nome al nostro vino. Cioè loro a livello europeo hanno ottenuto di togliere dalle etichette di tutto ciò che era spumante classico il metodo champenois, e noi ne abbiamo fatto tesoro di questo, portando e dando il nome della nostra denominazione, della nostra regione, all'unico vino che è fatto con la rifermentazione in bottiglia. La nostra visita in Ca' del Bosco comincia direttamente dal vitigno. Qui siamo appunto dove viene coltivata l'uva Chardonnay e siamo con l'agronomo Paolo Bonini. Buongiorno. Buongiorno Paolo. Benvenuti. Grazie. Questo è un vitigno a Chardonnay, ci ha detto, ed è tutta cultura biologica. Sì, siamo certificati biologici. Tutti i nostri vigneti vengono condotti secondo il protocollo bio. Ecco, qui ci parlava di terreno morenico. Che cosa significa? Il terreno morenico è proprio tipico del nostro territorio. Lo si vede molto bene, è un terreno ricchissimo di scheletro, di sassi, quindi sassi stondati che sono stati praticamente presi dal ghiacciaio che scendeva durante le glaciazioni dalla Valle Camonica, che sgretolava le pareti all'interno delle quali era, diciamo, posizionato, e ha trascinato a valle tutti questi detriti. Dopodiché, quando si è sciolto, ha lasciato cadere proprio sul suolo tutti questi sassi mescolati in maniera casuale. Per cui le caratteristiche del nostro suolo sono quelle di essere un suolo, diciamo, che drena molto bene l'acqua, non ha problemi di ristagno, ha poco calcare, una bassa capacità di scambio cationico, direi complessivamente un terreno piuttosto povero, non adatto magari a colture quali il mais, il grano, ma molto più adatto invece a fare una viticoltura di qualità. Quando parliamo, Paolo, di Franciacorta, di produzione di vino di Franciacorta, che tipo di terreno è necessario avere? Beh, allora, per fare una viticoltura di qualità in generale serve un terreno che non sia particolarmente fertile, particolarmente vigoroso, proprio perché, diciamo, in una condizione di poca vigoria la vite produce meno grappoli e di maggiore qualità, e uno dei terreni idonei per fare questo è proprio il terreno morenico. Qui vediamo tante viti, cioè una cultura intensiva di viti. Sì, questo è un impianto particolare, abbiamo una densità di 10.000 piante per ettaro, significa che ogni vite è distante tra le altre sulla fila 1 metro e tra le file 1 metro, per cui 1 metro quadro di superficie a pianta. Giusto per far capire anche a chi ci segue, 1 ettaro quanta produzione di uva può dare? Allora, il disciplinare Franciacorta pone dei vincoli, dei limiti di produttività, attualmente sono 120 quintali per ettaro, però diciamo che per fare una viticoltura di grande qualità noi pensiamo che sia necessario stare un pochino più bassi, quindi direi 80-90 quintali per ettaro. E questo dipende anche dalla stagione meteorologica, da condizioni varie? Ovviamente sì, ogni annata è particolare, ogni annata ha la sua storia, ci sono annate dove c'è proprio per le caratteristiche del clima, soprattutto anche dell'annata precedente, che sono un pochino più produttive, e altre che sono meno produttive. Però noi riusciamo, attraverso le varie tecniche, in modo particolare la potatura, a gestire, a mediare, quindi a ottenere quello che grosso modo abbiamo come obiettivo di produzione. Allora, nel periodo invernale sicuramente la lavorazione, l'attività che ci impegna di più è la potatura secca. È un'attività che comincia grosso modo intorno al 10-15 di novembre e finisce al 10-15 di marzo. Dura 5 mesi, quindi è un'operazione che praticamente richiede metà del nostro tempo di viticoltori. Cioè, dalla primavera quindi il vitigno esplode in tutta la sua bellezza. Esatto, dopo il germogliamento da queste, diciamo, speroni, da queste gemme partono i germogli, e i germogli appunto cominciano a crescere. Crescono durante la stagione primaverile, vengono, diciamo, posizionati all'interno di queste gabbie, vengono fatti crescere in posizione verticale. E contemporaneamente c'è l'emissione dei grappoli, ovviamente la fioritura, la formazione del frutticino, per arrivare poi ovviamente alla maturazione. La vendemmia la fate quando? La vendemmia grosso modo in Franciacorta è posizionata nel mese di agosto, direi più frequentemente nella seconda metà di agosto, anche se ultimamente alcune annate sono state, per la loro, diciamo, caratteristica climatica di essere molto asciutte e calde, abbiamo avuto vendemmie anticipate anche ai primi di agosto. Paolo, qui stiamo vedendo delle viti completamente diverse fra di loro, queste forse sono più datate rispetto a quelle che sono più giovani? Certo, queste sono viti che hanno già una quindicina d'anni, adulte, sì, in piena produzione, mentre invece alle nostre spalle vediamo delle piante più giovani, queste hanno 4 anni. 4 anni e già danno comunque un risultato? Allora, in termini di produzione sì, nel senso che il primo e il secondo anno, diciamo, dopo l'impianto la vite non è produttiva, ma a partire dal terzo comincia a dare un po' di grappoli per arrivare intorno al quinto o sesto anno alla piena produzione. Dal punto di vista qualitativo però è meglio puntare su viti che hanno un'età superiore. La vita della vite in sé quanto può valere? Allora, direi che un vigneto può durare 30-35 anni, noi speriamo anche di più, ovviamente proprio per il fatto che dalle viti più vecchie si ottiene un vino di maggiore qualità. All'inizio di questa nostra chiacchierata Paolo ci ha accennato che la produzione di Ca' del Bosco è tutta biologico certificato. Questo cosa comporta? Cosa significa? Comporta il rispetto del protocollo biologico. Nel protocollo biologico ci sono delle regole ben chiare che prevedono che non si possono utilizzare alcuni tipi di fitofarmaci e non si possono utilizzare i diserbi, ci sono tutte queste regole che vanno ovviamente rispettate. Mi ha accennato anche al discorso della selvaggina presente sul territorio che può recare danno. Allora, al momento non è un danno particolarmente importante, però diciamo notiamo in alcune zone della Franciacorta la presenza di cinghiali che sono piuttosto dannosi, perché oltre a mangiare, a cibarsi di un pochino delle nostre uve, sono anche molto particolari perché danneggiano la percorribilità, scavano, danneggiano la percorribilità dei vigneti. Poi abbiamo in alcuni punti anche delle piccole colonie di lepri selvatiche, mini lepri, di conigli selvatici che in effetti possono dare qualche danno soprattutto alle piantine più giovani. Alle piantine più giovani. Bene, in questo momento stiamo vedendo delle lavorazioni, cosa stanno facendo? Allora, i ragazzi in questo momento stanno posizionando per la primavera la gabbia mobile, praticamente una coppia di fili che deve sostenere la crescita dei germogli in posizione verticale. A conclusione di questo nostro incontro qui a Ca' del Bosco con Paolo Bonini, l'agronomo, ritorniamo ad fare un accenno alla vendemmia. La vendemmia che diventa una fase importantissima perché è fatta tutta a mano e richiede un parecchio personale. Esattamente, proprio per il fatto che la raccolta è tutta manuale e deve essere concentrata in un periodo di giorni non troppo lungo. Noi pensiamo 12-15 giorni al massimo per la raccolta di tutte le nostre basi spumante. Ecco, abbiamo la necessità di reperire una bella quantità di manodopera, ci sono diverse centinaia di persone che vengono in Francia. Anche studenti e persone che vengono anche al di fuori del nostro paese, non italiani, comunitari o extracomunitari, che arrivano proprio nel nostro territorio per occuparsi della raccolta che abbiamo detto appunto manuale, avviene all'interno di cassette ad uso alimentare di circa 15-18 kg di peso netto. Ecco, e da lì comincia tutta la lavorazione particolare, la spremitura. E da lì, esatto, comincia tutto il ciclo della lavorazione in cantina, quindi della trasformazione, e la prima fase che è quella, diciamo, di ricevimento uve in cantina, poi lavaggio e successivamente quello che poi potrete trovare in cantina con il mio collega. Ecco, possiamo dire allora che la lavorazione della vite per arrivare alla vendemmia vi occupa tutto l'anno, non ci si ferma mai? Assolutamente sì, tutta la nostra attività non prevede mai un momento di tregua. Anche in inverno, come dicevamo prima, abbiamo la necessità di fare tante lavorazioni, non solo la potatura, anche la sostituzione delle fallanze, la manutenzione della paleria, di tutti i nostri vigneti. Dopodiché poi ovviamente in primavera tutte le operazioni, quando cominciano a crescere i germogli, sono un pochino più veloci, dobbiamo essere un pochino più attenti, più performanti, ma non c'è mai un momento di tregua. Quella che state vedendo è la Franciacorta, rappresentata in questo bellissimo plastico che si trova qui alla reception di Ca' del Bosco. Paolo, quelli illuminati sono un po' tutti i vostri vigneti, le vostre parcelle. Esattamente, sì, si vede praticamente con un colpo d'occhio dove noi abbiamo dislocati i nostri vigneti. Abbracciamo un po' tutta la Franciacorta, come potete vedere. La maggior parte si trova vicino alla sede aziendale, da dove è partita appunto la storia di Ca' del Bosco alla fine degli anni 60. All'interno praticamente dell'anfiteatro morenico, quindi quella, diciamo, forma di collina a forma circolare che si vede con il centro posizionato verso il lago di Iseo, che sono state le colline appunto formate dal ghiacciaio durante le glaciazioni. Il cuore della Franciacorta. Il cuore della Franciacorta, esattamente. Dopodiché abbiamo anche altri, diciamo, vigneti posizionati sempre più a est. Una delle ultime acquisizioni riguardano quei vigneti in fondo nel comune di Brescia, dove appunto abbiamo terreni diversi rispetto a quelli tipici della Morena Franciacortina. La collina di Sant'Anna. Esatto, la collina di Sant'Anna. Qui i terreni sono di natura geologica completamente diversi dalla Morena. Avere tante parcelle è un vantaggio per noi, perché significa poter avere tante qualità di vini diversi che poi andranno assemblati per fare una grande cuvée. La concentrazione del bollicine comunque è qui nel cuore della Franciacorta, mentre i rossi e i bianchi sono dislocati su altri territori? Allora, la maggior parte dei vigneti che noi coltiviamo sono di Chardonnay, Pinot Bianco e Pinot Nero, che sono le tre varietà che concorrono alla formazione del Franciacorta. Abbiamo in coltivazione anche un po' di varietà a bacca rossa, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot e un po' di Carmenere, che coltiviamo fondamentalmente nel comune di Passirano. Il nostro plastico, che rappresenta un po' tutta la Franciacorta, ci indica anche, con il lago di Iseo alle spalle, che qui è una zona con un microclima davvero particolare. Allora, il clima della Franciacorta sì, è particolare, è un clima di transizione tra la fascia climatica dei laghi prealpini e la continentalità della pianura padana. È un clima che aiuta il mio mestiere di agronomo, che è quello fondamentalmente di fare uve mature e sane. Per quale motivo? Perché non abbiamo degli inverni troppo rigidi, abbiamo piuttosto inverni miti, soprattutto a ridosso del lago, che fa ovviamente da volano termico, e abbiamo delle estati anche queste caratterizzate dalla discesa di correnti fresche, soprattutto durante le ore notturne, dalla Valle Camonica, che è appunto la valle che si trova a nord del lago di Iseo. La concentrazione delle piogge è soprattutto primaverile e autunnale, e la cosa più importante è che normalmente nel mese di luglio-agosto, quando si avvicina l'approssimarsi della vendemmia, quindi la maturazione è quasi arrivata al suo massimo, ecco lì smette di piovere, e il fatto di non avere acqua in questo periodo aiuta tutti i fenomeni di maturazione, aiuta a produrre uve di qualità. Stefano, le chiedo di accompagnarci in barricaia adesso per mostrarci un po' di vino e parlare di questo preziosissimo vino che è il Ca' del Bosco. Assolutamente sì, andiamo. Ed ecco che il nostro enologo di Ca' del Bosco ci introduce qui nella cantina di vinificazione. È qui dove avviene appunto la prima fase della lavorazione del vino. È qui dove nascono i vini. Consideri che il Franciacorta nasce, ed è focale per tutti i Franciacorta, da operazioni prefermentative fatte al meglio. Questo è il luogo dove noi riusciamo a spremere i nostri grappoli, trasformare questo grappolo in un succo d'uva, il mosto, e questo mosto fermenta e diventa vino, diventa Franciacorta. Ed ecco che a coglierci in questa sala di vinificazione questa magnifica scultura fatta da questo artista cinese. Sì, è Zheng Lu che ha fatto per Ca' del Bosco questa bellissima scultura, è come se fosse una secchiata d'acqua che esce da questo serbatoio, questo volume d'acqua che esce dal serbatoio. È un grande poeta che ha voluto tradurre in lettere sull'acciaio la sua poesia. Esatto, è un tratto di filosofia che è riportato su quest'opera e che ben si inserisce in un luogo come questo, dove domina l'acciaio, acciaio come contenitore straordinario per consentirci di vinificare al meglio i nostri Franciacorta. Franciacorta che nascono, dicevamo, dal metodo, dalla spremitura intera dai grappoli. Poi Ca' del Bosco, in questa tecnologia sua un po' folle ma ricercata a fare vini dell'estrema purezza e salubrità, siamo inventati di creare anche il lavaggio di ogni grappolo, per cui noi abbiamo la nostra spa del grappolo, dove ogni grappolo viene immerso in queste vasche, 3 vasche di idromassaggio, dove si pulisce da tutte quelle impurità che ricopre la buccia, e poi andiamo ad asciugarlo e pressarlo intero. Viene coccolato, insomma. Sì, riusciamo a emozionare il grappolo prima che ci doni il succo, il mosto che poi diventerà vino. Qui abbiamo visto invece una struttura particolare in movimento. Sì, anche qui ricerca tecnologica estrema, evitare di pompare, cioè trasferire il vino da un serbatoio all'altro durante la fase di vinificazione, che significa separazione dei torbidi. Non usiamo le pompe ma usiamo sistemi per gravità. 2 serbatoi volanti, 2 serbatoi che ci permettono di trasferire per gravità, per cui per caduta, creando dei battenti naturali al vino e trasferirlo e travasare i vini. Questo è un grande serbatoio di assemblaggio. Sì, questo è un serbatoio da 3.000 ettolitri, da 300.000 litri, l'equivalente di 400.000 bottiglie, dove noi andiamo a creare le cuvée, a formare le cuvée. In Ca' del Bosco si vinifica particella per particella, vigna per vigna, per cui abbiamo circa 150 vigne ogni anno che nascono, e per poi andare a creare 8 Franciacorta. Questo è un serbatoio che viene utilizzato, dicevo, per formare una massa omogenea, unendo tutte queste piccole partite di vino per formare la cuvée, che può essere o millesimata o cuvée prestige. Ogni vigna quindi ha il suo vino? Da ogni vigna nasce un vino, sì. E poi assembliamo e creiamo i nostri Franciacorta, così conosciuti commercialmente come la linea Vintage Collection, piuttosto che Anna Maria Clementi o cuvée prestige. Dove andiamo adesso? Adesso andiamo a seguire anche il processo di fermentazione dei vini, che avviene anche nel legno. Il legno è il contenitore straordinario per far elevare, per far maturare i nostri Franciacorta, cioè le vigne migliori, i mosti migliori di Franciacorta vengono fermentati in legno e lì ci rimangono per circa 7 mesi prima di essere assemblati. Stefano adesso ci ha portato nella barricaia più importante di Ca' del Bosco, dove ci sono i millesimati. Qui ci sono i vini di grande prestigio. Sì, qui dove dalle vigne migliori i mosti appena spremuti vengono immessi in queste piccole botti, in queste barrique fatte di rovere francese, da legni selezionati da noi, stagionati 3 anni. E dopo circa 3 settimane il mosto diventa vino e per altri 7 mesi rimangono in affinamento sui propri lieviti. Questa è una delle barricaie che avete? Sì, noi abbiamo circa 1200 piccole botti che fanno fermentare i nostri grandi Franciacorta, e da qui poi questi vini base, così come quelli che sono in acciaio, verso la fine di febbraio, primi di marzo, vengono travasati e, attraverso quei sistemi a gravità, e portati nella cantina di vinificazione che abbiamo visto prima, per essere poi assemblati in questo grande contenitore che è il serbatoio d'assemblaggio proprio così definito. Ecco, qui in barricaia avete tutto Chardonnay dell'ultima vendemmia 2017. Sì, qui abbiamo gli Chardonnay, ma anche qualcosa di Pinot Nero e qualcosa anche di Rosé dell'ultima vendemmia, una vendemmia difficile, una vendemmia triste, una vendemmia povera, ma qualcosa faremo anche dei nostri millesimati. E qui dove... Si dice però una vendemmia di qualità. Sì, quello sicuramente sì, però di fronte a una perdita pari al 50%, almeno la qualità, quello ci compensa del grave disastro che abbiamo avuto con quella brinata. Ecco, in questa barricaia voi tenete l'umidità controllata attraverso la vaporizzazione dell'acqua. Sì, praticamente usiamo un sistema di nebulizzazione, cioè aria ad alta pressione che investe dell'acqua e la nebulizza. L'umidità è fondamentale nelle barricaie, deve rimanere intorno all'85%, umidità molto alta. Cioè, questo cosa porta al vino? È il modo migliore per evitare che il legno non ecceda al gusto del vino, non venga trasferito troppo in eccedenza al vino. È un modo migliore per affinare i nostri vini base nel legno, con questa unione del contenitore legno che è permeabile all'ossigeno, che permette l'affinamento sui suoi lieviti, per cui qui abbiamo le fecce ancora originarie nate in prima fermentazione, e questa permeazione dell'ossigeno permette al vino di non ridursi, di non prendere odori strani, e grazie all'umidità anche riusciamo a evitare che il legno ceda troppe sostanze al vino, cioè che prenda troppo di quel gusto di legno o di vaniglia o di altre note legato proprio al rovere. Il nostro viaggio adesso dove ci porta? ci porta dove i Franciacorta veramente nascono, cioè dove avviene la rifermentazione in bottiglia. Fin tanto che siamo qua e sono vini base, verranno assemblati, ma poi dopo l'imbottigliamento nasce il vero Franciacorta con la presa di spuma. Andiamo a vedere. Prego. Stiamo percorrendo questi corridoi veramente molto belli, caratteristici. Stefano, dove stiamo andando? Con questi tunnel ci stiamo avvicinando al nostro tempio del Franciacorta, dove i Franciacorta nascono, dove si affidano, per cui siamo nella fase finale di elaborazione del nostro Franciacorta. E scendiamo sempre più in profondità. 16 metri di profondità, qui abbiamo la temperatura naturale e costante tutto l'anno intorno a 12,5 gradi. E qui dove, dicevo, il Franciacorta prende le sue bollicine, diventa nobile e si affina per minimo 18 mesi, ma fino a 4 e 10 anni e anche più. Cosa ci mostra questo pannello? Questo pannello è uno schema del nostro metodo, dove si vede che a sinistra abbiamo il Franciacorta che ha appena ricevuto i suoi lieviti, per cui dopo l'imbottigliamento cosiddetto tirage, tappato con un tappo corona, avviene poi con l'aggiunta di lievito e zucchero. Stiamo parlando per cui di uno spumante classico, un vino base secco, 11,5 gradi, addizionato di 23-24 grammi di zucchero, lievito, e subito viene imbottigliato. Dopo circa 3 mesi dall'inizio dell'imbottigliamento, da quando è stato immesso in bottiglia, tutto lo zucchero aggiunto viene trasformato dal lievito in alcol e anidride carbonica. L'anidride carbonica sono quelle bollicine finissime formate a queste temperature, e per cui se in fase di ammostatura parliamo di circa 200 grammi di zucchero in 10 giorni vengono tutti trasformati, qui parliamo di 20 e poco più grammi di zucchero che ci impiegano 3 mesi per essere trasformati. In questi 3 mesi però il vino riesce a diffondere nel modo migliore queste bollicine e essere così fini e sottili che poi ritroviamo quel perlage straordinario nella flûte. E in questi mesi cambia anche l'inclinazione? Sì, diciamo che la fase orizzontale sdraiata dalla bottiglia dura minimo 18 mesi. Poi dobbiamo togliere il sedimento, e per togliere il sedimento si effettua un'operazione di remouage. Questi altri 4 schemi delle bottiglie e posizioni sono la parte iniziale remouage con un'inclinazione di circa 30 gradi, la bottiglia viene messa su questi cavalletti dove avviene appunto per rotazione è fatto il remouage, per cui viene fatto scivolare il sedimento per poi essere raccolto dopo circa 3 mesi nella bidoulle vicino al tappo. Da qui poi queste bottiglie sono pronte per passare alla fase finale di lavorazione che prevede la sboccatura o degorgement con tappatura definitiva. Esatto, con il tappo di sughero. Esatto. Siamo arrivati alla fine del metodo, qui siamo nella sala di confezione del Prestige. C'è però una particolarità che è quella legata alla tracciabilità del prodotto. Esatto, in Ca' del Bosco ogni bottiglia confezionata diventa un individuo univoco, per cui riportiamo in controetichetta il codice seriale. Questo seriale ci permette di rintracciare ogni bottiglia a livello commerciale, per cui sappiamo esattamente di ogni bottiglia qual è il cliente di prima fatturazione e ci permette così di tracciare tutta la filiera distributiva. Questo è un sistema importante per riconoscere poi la produzione. Sì, per riconoscere la produzione, ma soprattutto anche per proteggere tutto ciò che è il brand Ca' del Bosco da eventuali rivendite non autorizzate e quant'altro. Qui riportiamo inoltre anche la data di sboccatura, o meglio la stagione in cui viene sboccato il Franciacorta. È un metodo di antisofisticazione del prodotto. Sì, riusciamo a controllare anche questo. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Civiltà Rurale dedicata alla Franciacorta, ai vini della Franciacorta ed in particolare a Ca' del Bosco, questa azienda leader del settore che rappresenta il Made in Italy nel mondo. E ci ha accompagnato in questa puntata Paolo Bonini, l'agronomo, nella prima parte, mentre Stefano Capelli è l'enologo che ci ha condotto in visita all'azienda. Abbiamo parlato non tanto di un metodo classico, ma un metodo Ca' del Bosco. Sì, il nostro modo di lavorare, di trasformare quel frutto straordinario che si dà alla nostra terra nel miglior vino possibile, cioè il nostro Franciacorta. E qui siamo arrivati, e qui ci terrei appunto a stappare almeno un Franciacorta per brindare a questa trasmissione, a questo incontro, e ho preparato Cuvée Prestige per brindare a questo. Cuvée Prestige, che è il vino più importante per Ca' del Bosco, non è millesimato, nasce da un assemblaggio di Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Nero di diverse annate. Questo lo definisce proprio un non millesimato, perché il millesimato per definizione è fatto e ottenuto solo con uve di una vendemmia. E allora qui da Ca' del Bosco è tutto, io ringrazio tutti voi che ci avete seguito, ringrazio i nostri interlocutori che ci hanno portato a visitare questa azienda che, come ribadisco, rappresenta il Made in Italy, il Made in Brescia in tutto il mondo, e concludiamo con un cin cin. Grazie a voi che ci avete seguito, Civiltà Rurale continua.